Salve, io sono Dario e sto facendo una serie di video dedicati al carving. Non sono un professionista, anzi ho iniziato da poco. Infatti i miei video non sono dei tutorial, ma una semplice condivisione del mio percorso per ottenere un determinato risultato. Stavolta andrò ad utilizzare per la prima volta delle sgorbie, che non siano le micro sgorbiettine da dettaglio, per realizzare la mia versione di un gargoyle. Ho deciso di concedermi un regalo dopo 10 mesi dal mio primo intaglio, e sono loro un set di sgorbie Tatyanka, di produzione russa e fatte a mano. Ma ora mettiamo alla prova sia loro che me. Prima di tutto sempre le protezioni e lavorare in sicurezza. Errore mio negli scorsi video non dare troppo peso a questo aspetto. Mi raccomando, la direzione del taglio mai nella traiettoria dell'altra mano o di voi stessi. Se vedete che io lo faccio, sto sbagliando. Voi non fatelo. Ho trovato le reference per questo progetto in una raccolta del 1915 di disegni architettonici di antichi edifici francesi. Il libro è gratuito in formato PDF. Per chi fosse interessato, lascio il link per il download qui sotto nell'info box. La parola gargoyle è tradotta in italiano come gargolla o doccione. Hanno lo scopo di far defluire le acque piovane il più distante possibile dalle pareti di un edificio. Nascondono all'interno un incavo, dove è alloggiato un tubo metallico che serve appunto ad incanalare l'acqua. Oggi vengono comunemente chiamati gargoyle sia le sculture che hanno la funzione di far defluire l'acqua che le grottesche statue al di fuori delle cattedrali gotiche. In realtà sarebbe più opportuno chiamare gargoyle le gargolle e chimere le statue fine a se stesse. L'origine è antichissima. Già egizi e greci utilizzavano scoli delle acque raffiguranti leoni e bestie. Ma voglio raccontarvi la leggenda dei gargoyle come li conosciamo oggi in Europa.
Va detto che ho letto parecchie versioni di questa storia. Ne ho scelta una. In una grotta, sulle rive del fiume Senna, nei pressi della città di Rouen, viveva un temibile drago, Garguille, con un lungo collo squamato e ali da pipistrello, in grado di sputare acqua. Gli abitanti di Rouen erano costretti ad offrire annualmente sacrifici umani di giovani donne vergini per placare l'ira del mostro, che ogni qualvolta non veniva accontentato riversava fiumi di acqua nei campi e nella città, rovinando interi raccolti, distruggendo mura e mietendo più vittime che in una battaglia. Giunta la voce di questa atrocità alle orecchie di San Romanus, egli decise di partire alla volta della grotta per sottomettere Garguille, ma prima cercò di radunare degli aiutanti per portare a termine l'impresa. Nessuno ebbe il coraggio di prendere parte a questo spaventoso compito, al di fuori di un condannato a morte, al quale venne promessa la grazia se fosse riuscito a sopravvivere. I due raggiunsero la bestia. Romanus estrasse da dietro alla schiena un'enorme croce dorata che accecò Garguille e lo costrinse a sottomettersi volontariamente. Fu allora che il santo raffazzonò un guinzaglio dalle sue vesti e condusse il mostro nella piazza della città, dove venne messo a rogo. Ma incredibilmente collo e testa erano immuni alle fiamme e non vennero minimamente intaccati dal fuoco. Così si decise di applicare alle mura della cattedrale la testa del mostro, dove poté sputare ancora acqua, impaurire e scongiurare il possibile attacco da parte di altri draghi. Come promesso, il condannato venne assolto da ogni accusa e da lì ogni anno un condannato venne assolto. È stato concesso e chiamato il Privilegio di Saint-Romain e il processo è rimasto in vigore fino alla Rivoluzione francese. Thank you.
ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete vedere i vostri lavori alla fine dei miei video, basta taggarmi nei vostri post Instagram o nelle storie, oppure inviarmi le immagini all'indirizzo email che trovate qui sotto nelle info box. Anche per il link dell'attrezzatura che utilizzo trovate tutto qui sotto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di supportarmi lasciandomi un like, di iscrivervi al canale e di condividere. Fate i bravi, mangiate le verdure, io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!